Dopo l'Austria, adesso anche l'Ungheria entra a gamba tesa nella delicata questione della gestione del flusso migratorio, che nonostante le rassicurazioni e le aperture arrivate dall'Europa, finora resta ancora un onere tutto italiano. A 24 ore dalla missiva arrivata al titolare della Farnesina Angelino Alfano, con cui il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz chiedeva di bloccare i migranti sulle coste italiane per evitare il loro arrivo in Europa centrale, ecco arrivare un'altra surreale richiesta, questa volta con una lettera che presto sarà recapitata direttamente al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. A scrivere è Viktor Orban, il presidente ungherese, quello del muro costruito lungo il confine con la Serbia, 175 chilometri di filo spinato per impedire il passaggio dei profughi, una lettera con cui chiederà all'Italia di chiudere i suoi porti. I contenuti sono stati anticipati in un'intervista alla radio pubblica. Se non verranno chiusi i porti ai migranti, il problema diventerà ingestibile, ha detto Orban. Devono essere fermati in Libia, se necessario anche con azioni militari. Una lettera firmata dall'intero gruppo Visegrad, il cosiddetto V4, composto da Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, da sempre ostile alle politiche europee sull'immigrazione. Secca la replica del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Dai paesi che con noi condividono il progetto dell'Unione Europea, noi abbiamo il diritto di pretendere solidarietà. Non accettiamo lezioni. E al porto di Catania, dove tra qualche giorno dovrebbe arrivare la Sea Star, la nave nera antimigranti, così è stata soprannominata, noleggiata dal Movimento Europeo Generazione Identitaria, allo scopo di prestare supporto alla Guardia Costiera libica contro i barconi carichi di migranti, c'è stata una manifestazione di protesta di alcune associazioni antirazziste della città. E in serata c'è preoccupazione per una contromanifestazione annunciata dai movimenti di destra che appoggiano la Sea Star.